E quindi stasera non c'è Gerardo, non c'è nemmeno Cristina, perché Cristina è a Roma e torna domani sera. Quindi sono orfano di tutte e due. Non mancano, però è rientrato Guido, capirci. C'è Roberto e poi c'è il nostro valore aggiunto che ormai è assoldato, che è Daniele Sarno, il nostro cantautore, il nostro poeta cantautore, voi lo sapete. A proposito di poeta cantautori, la prossima settimana l'argomento sarà un argomento un pochino diverso dai soliti. Perché dico questo? Intanto perché non perché non ci sarebbero argomenti di carattere sociale, politico di cui occuparsi, ce ne sono a ballini davvero, sembra l'abbia portato Babbo Natale da quanti ce ne sono, e anche piuttosto tragici e forti. L'argomento sarà invece un argomento che sta in mezzo all'arte e alla cultura. Parleremo di fotografia, di una fotografia soprattutto dell'ambiente maremmano, di come la fotografia possa diventare un tramite anche culturale, per diventare diffusione, per diventare direi invito, per diventare promozione. E a tratteggiare questo argomento insieme a noi, mi auguro che non sarò solo in quell'occasione, ci saranno, a parte l'aspetto musicale, ma ci sarà Giovanni Rossetti, che conoscete un po' tutti per essere un nato come fotoamatore e per essere poi diventato nel tempo un professionista. Ha alle spalle un'esperienza anche di fotografo, ha alle spalle un'esperienza di fotografo di ambienti naturali, curando anche e realizzando alcuni testi, alcuni volumi, uno sul Castiglione, l'altro sulla Maremma in generale, quindi è un addetto ai lavori con tutte le carte in regola e credo che sia importante anche che Gusta possa diventare cassa di risonanza anche di questo tipo di realtà, di presenze.